Sonia Peronaci, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi, Benvenuta, grazie. qui nel posto delle parole. Sonia Peronaci ha conquistato la rete da quando nel 2006 ha cominciato a deliziare il pubblico inventandosi giallozafferano.it. Giallozafferano.it ormai è un punto di riferimento, un punto di attenzione ed è veramente un blog che ha superato se stesso perché è qualcosa che si permea sempre anche di qualcos'altro, è sempre in continua evoluzione. Che cosa sta diventando Giallo Zafferano, Sonia Peronaci? Giallo Zafferano è diventato il portale dove tutti cucinano, no? Tutti prendono spunto per cucinare la cucina di tutti i giorni. E la volontà era proprio quella. Nel 2006 noi guardavamo Martha Stewart in America e dicevamo: ah, che bello, lei ha fatto della cucina in America, dove notoriamente non sanno cucinare bene come gli italiani, però un punto di riferimento per le casalinghe. E quindi questo era quello che volevamo anche noi quando abbiamo fondato Giallo Zafferano nel 2006, e devo dire che insomma in 10 anni ce l'abbiamo fatta. Tutti quanti imparano anche o si approcciano alla cucina grazie alle fotoricette, grazie ai video. Ed è un modo, diciamo, per far crescere, no? Le persone a livello culinario, anche perché non dimentichiamoci che in Italia per qualche anno le mamme non hanno più trasmesso, no? La cucina perché erano magari prese dalla loro carriera, e quindi ci siamo ritrovati poi ad avere un sacco di giovani che non sapevano proprio dove mettere le mani in cucina. E quindi il web, ma non solo Giallo Zafferano, ha aiutato in questo tante persone ad approcciarsi, no? Proprio per la facilità, per il mezzo appunto intuitivo. E anche perché insomma il web è diventato un po' il punto d'attenzione di tutte le persone giovani, ma anche meno giovani. Bella questa considerazione dal punto di vista del trasferire le cose di cucina proprio come anche questo inserita in una frattura generazionale, no? E quindi non trasmettere la cucina e non trasmettere una testimonianza, un passato, una cultura che va rivista con l'occhio delle nuove generazioni, cosa che fa giorno dopo giorno Sonia Peronaci. Assolutamente sì, io adesso ho praticamente lasciato Giallo Zafferano da un anno perché mi sono dedicata poi alla mia impresa personale, quindi adesso c'è il mio sito che è soniaperonacci.it, che continua ovviamente, ma c'è un'evoluzione perché ovviamente dopo 10 anni la cucina è cambiata, fra 10 anni la cucina sarà ancora diversa, no? Perché le esigenze sono diverse, ci sono nuove considerazioni da fare, le persone e anche la società cambiano, no? E quindi bisogna adeguarsi ai tempi correnti, e quindi ci deve essere sempre un'evoluzione in cucina. Noi pensiamo all'Artusi come il padre appunto della cucina italiana, ma nessuno cucinerebbe più come si cucinava ai suoi tempi, proprio perché sono cambiati gli stili di vita. Una volta si mangiava molto pesante, ma perché bisogna andare a smaltire tutto nei campi. Oggi invece dobbiamo tenerci molto più leggeri perché siamo tutti seduti in una scrivania con davanti un computer. Quindi l'evoluzione c'è e ci sarà sempre. Però a me piacerebbe, ho sempre dei grandi sogni, a volte anche un po' strani, per esempio lei ha citato l'Artusi, ricordo sempre, mi scusi se parlo di me stesso, di aver comprato in Toscana in una vacanza il libro di Artusi e in vacanza in spiaggia mi leggevo queste ricette straordinarie perché ho imparato la parola petonciano, per esempio per le melanzane è una cosa straordinaria, io l'Artusi veramente devo un racconto della cucina straordinario, ovviamente Sonia Peronaci con questo libro, La mia cucina edito da Rizzoli e altra cosa dedicato al giorno di oggi. In breve, che cosa racconta il suo libro, Sonia Peronaci? Ma allora, il mio libro non è suddiviso per portate, ma per occasioni, perché ormai le occasioni sono diventate molto diverse, no? Rispetto ad un tempo. Quindi c'è come si dice, la spaghettata di mezzanotte, c'è la partita davanti alla televisione con gli amici, c'è il picnic, ci sono tante, diciamo, tipologie di occasioni che ti portano a cucinare determinate pietanze. E ci sono tanti consigli, tanti spunti, ci sono delle ricette per intolleranti. Io stessa sono intollerante al glutine e ai latticini, quindi le ricette di base, per esempio, mi piace anche trasformarle con il senza, diciamo, no? Per aiutare le persone che hanno questo problema. Ci sono tanti consigli per fare insomma, degli spuntini, ma anche delle creme o delle preparazioni che noi andiamo a comprare al supermercato, ma però fatte in casa, quindi sapendo cosa ci si mette dentro. Insomma, è molto vario, e poi devo dire che raccoglie sia la tradizione
e sia l'innovazione, perché ci sono molti piatti della nostra cucina, della domenica, tanto per intenderci, quindi la pasta al forno piuttosto che appunto cose molto tradizionali, ma ci sono anche per esempio tanti spunti per la cucina etnica, c'è la cena thailandese per esempio, mi sono molto avvicinata anche alla cucina etnica proprio perché avendo queste intolleranze, per esempio in Thailandia il glutine e i latticini sono molto, molto poco usati, e mi sono accorta che ci sono un sacco di ricette molto gustose che potrebbero piacere tranquillamente ad un pubblico italiano. E quindi, come dicevo, un libro molto vario che racchiude tutta la mia esperienza di 10 anni di web, dove io racconto anche quali sono le maggiori problematiche che le persone incontrano con una ricetta e come magari ovviare a queste problematiche o come sostituire magari un ingrediente che magari non è facilmente trovabile in tutta Italia. È difficile sostituire un ingrediente, perché ci dice che le ricette devono essere rispettate nella loro essenza, però a volte sostituire è necessario. Sì, certo, è ovvio, se ti piace una ricetta e vuoi replicarla esattamente, ti devi attenere alla lista degli ingredienti, però ci sono anche, per esempio, come le erbe aromatiche, no? Si può dare una sostituzione se per esempio un'erba è difficile da trovare, per esempio, al sud o al nord. Ovviamente è una sostituzione approssimativa, però diciamo che con quello si può integrare la mancanza di un ingrediente che non si trova, ecco. La mia cucina è edito da Rizzoli, lei per così dire è in tournée per raccontare il suo libro e lo racconterà anche alla Festa del Pane a Savigliano in provincia di Cuneo. E che cosa racconterà del suo libro? Beh, racconterò quello che ho fatto appunto in 10 anni, che ho raccontato la mia cucina, i miei suggerimenti, e non solo racconterò, devo dire, perché quando incontro la gente ascolto anche molto quello che loro hanno da dire, perché alla fine se piace alle persone è perché anche le ascolti molto e cerchi di capire quali sono le loro esigenze. Secondo me incontrare le persone per ogni autore, ma per ogni anche chef, è molto importante. Si sa che appunto il viaggio per uno chef è la cosa primaria per scoprire anche i nuovi sapori, per scoprire anche come vive e mangia la gente nel mondo. Quindi per me è molto importante conoscere le persone che poi sono il mio pubblico e sentire anche loro cosa ne pensano e se hanno dei per le mie sul libro, ma anche per il mio sito. Perché è in continua evoluzione, l'evoluzione segue la gente. L'evoluzione è importante anche nel mondo della cucina, e l'evoluzione, come diceva Sonia Peronacci, è anche un continuo contatto con il pubblico che ti può raccontare anche cose che possono essere poi oggetto di nuova presenza sui prossimi libri. Ma Sonia Peronacci, che cos'è che le dà fastidio di questa cucina che è dappertutto? C'è qualche cosa che non riesce a sopportare? Ma in realtà a me della cucina piace tutto, mi piacciono i vari livelli, mi piace la cucina più povera, ma mi piace anche l'alta cucina. Non mi piace quando si fa, come si dice, si usa la cucina in realtà per trattare male la gente. Questo non mi piace, perché secondo me la cucina deve essere sempre un mezzo per stare insieme, per capirsi. Il cibo alla fine è amore, no? E con il cibo si trasmette anche l'amore verso, non so, la nostra famiglia o un nostro ospite. Quindi ecco, secondo me associare il cibo allo schiaffo in faccia, buttare il piatto, quello non mi piace. Ecco, perché mi piace l'idea di Sonia Peronacci che la cucina è amore, perché l'amore è cura, e anche fare certo. La cucina, ma non sto parlando di fare chissà che cosa, no? Fare anche una semplice insalata, usarla per fare le cose con cura, credo che questa sia una dimostrazione, io penso che sia la dimostrazione più bella di ogni cosa, essere seduti a tavola, e questo è veramente un racconto d'amore, dello stare insieme, della cucina, e in sostanza la cucina fa relazione. Assolutamente, poi per noi in Italia la cucina è convivialità, a differenza di molti altri paesi. Noi italiani amiamo cucinare per i nostri cari, per i nostri amici, amiamo invitare a casa le persone, sedersi di fronte una all'altra intorno ad un tavolo. È una cosa tutta italiana questa, quindi va preservata, perché noi ce l'abbiamo comunque dentro, un po' come appunto calore italiano, un po' perché abbiamo il DNA, nel DNA la cucina. È una cosa che va preservata e va utilizzata appunto come strumento di amore, ma anche appunto di convivialità, come dicevo, per conoscere le persone, perché poi attraverso la cucina ci si racconta delle storie bellissime. Io mi sono emozionata l'ultima volta, ero a Sciacca e sono andata a mangiare in un ristorantino a conduzione familiare, dove c'erano dentro veramente padre, madre, figlia, figlio. E mi sono emozionata di fronte a una minestra di alici, che è un piatto poverissimo, ma di una bontà
nella sua semplicità eccelsa. Quindi ecco, queste qui sono secondo me le cose belle della cucina, che attraverso piatti molto semplici ma cucinati con vero amore e vera cura per degli ingredienti poverissimi, si può trasmettere invece un'emozione fortissima. Prima di salutarci, Sonia Peronacci, io non le chiedo le ricette, ma visto che il suo libro, La mia cucina, edizione Rizzoli, è diviso per occasioni, quasi come se fosse, quasi come se parlassimo di moda, no? Ecco, oggi è sabato, questa sera c'è un'occasione, arrivano a casa alcuni amici, che cosa potremmo preparare? Allora consiglio di andare a spulciare la sezione finale del mio libro, dove ci sono le cene a tema. Lì si può veramente scegliere un gusto particolare che piace, e ci sono almeno 3 o 4 portate per stupire anche gli ospiti. C'è la cena americana con vari tipi di hamburger, ma banalmente anche l'hamburger vegetariano, che adesso si usa molto fare con per esempio i ceci o i fagioli, la cena appunto, come dicevo, thailandese, a quella spagnola. Quindi lì veramente basta dare un'occhiata e capire qual è il tema, qual è il gusto che si vuole seguire. Ce ne sono diverse, sono convinta e sicurissima che centrerete il bersaglio. Lei alla Festa del Pane, ospite a Savigliano in provincia di Cuneo, cosa conta il pane nella sua cucina? Beh, il pane è tantissimo, io amo i lievitati in genere e penso che fare il pane sia la cosa più bella e rilassante che ci possa essere in tutta la cucina. È una soddisfazione vedere il pane crescere, lievitare, è una soddisfazione vedere un pane cotto a puntino, e credo che sia la cosa che piace in assoluto di più da fare anche per gli uomini, perché quando chiedo appunto agli uomini cosa cucinano in generale, focaccia e pane, le donne sono più per i dolci, però il pane è una pratica molto maschile. Ultimamente ho visto che gli uomini si dilettano tantissimo e devo dire che dà una soddisfazione immensa. Poi se cominciamo a parlare anche di lievito madre, allora lì entriamo in un tunnel da cui non si esce più. Esattamente, proprio. Perché con tutto il rispetto che c'è per il lievito madre, sembra che mangiare l'altro pane, che è un pane anche ottimo, non sia un atto di rispetto verso il pane. Ora, il pane è buono con il lievito madre, ma il pane può essere buono anche nella produzione tradizionale. Non stiamo parlando di produzione industriale, certo, ma del panettiere. Certo. E quindi assolutamente è importante, no, che non cercare di spostare l'attenzione semplicemente su un prodotto, ma il pane, l'importante è che sia fatto nella maniera giusta, curato e nella maniera assolutamente sana. E questo è assolutamente importante. E la cosa che adesso secondo me va invece un attimino più tenuta sott'occhio sono invece le farine, di usare farine meno trattate, meno raffinate. Quindi non farine doppio zero viene consigliato. No, assolutamente. Io credo che bisogna anche ritornare un pochino a utilizzare farine alternative che non siano solo il frumento, ma anche farine più integrali. Sì, 1-0 può anche andare bene, però anche secondo me mischiare più farine, no, che non siano solo frumento, dà dei risultati eccellenti di sapore, di colore e di aspetto. Questo lo dobbiamo tenere presente quando andiamo al supermercato a comprare la farina: non prendiamo la prima, ma cerchiamo di leggere le etichette. Quindi se non prendiamo esatto. La doppio zero, che è quella troppo raffinata, quindi quella che è un pochino più povera, quale possiamo prendere, Sonia Peronacci? Ma sicuramente la zero, ma la cosa importante è per esempio se si vuole guardare la qualità è che sia macinata a pietra, che sia una farina fresca. Mi raccomando, fare areare molto bene la farina prima di impastarla, perché è molto importante questa cosa. E quindi adesso sul mercato veramente c'è una scelta vastissima anche di mulini che danno la loro farina arricchita anche con tantissimi principi che fanno bene anche alla salute. Quindi c'è una varietà, una scelta infinita. Una volta non era così. Però poi qui ci vuole anche il gusto personale, perché ovviamente bisogna anche sapere poi la resa di ogni farina. Però devo dire che anche l'aggiunta, per esempio, di semini all'interno o sulla crosta è una cosa che fa molto bene. E insomma, a me piace di tutto. Io uso il farro, uso il camut, uso il grano saraceno, faccio tanti miscugli, devo dire. Quindi qui bisogna proprio sperimentare. Ma se la farina è buona, è macinata a pietra ed è una farina fresca, sicuramente il risultato sarà eccesso, credo. E questo bisogna anche metterlo nel fatto della curiosità, bisogna provare prodotti nuovi, anche magari meno pubblicizzati, ma che abbiano dalla loro un percorso di tracciabilità, e questo è molto importante, perché ci sono delle farine molto poco conosciute ma straordinarie. Ho scoprire una farina siciliana, ma una cosa di antichi grani veramente straordinaria. Esattamente, è proprio quella. Quella sì, qui io sono in Sicilia, in questo momento sono a San Vito Lo Capo.
e sulle bancarelle si vende questa farina che è eccellente, perché è veramente molto molto antica, è un grano che è praticamente rimasto intoccato, no? Ecco, credo che sia importante l'attenzione proprio a questa cosa, perché fa parte anche della cultura, della nostra storia d'Italia, e per storia d'Italia intendo una storia proprio di migrazione anche dei prodotti, non solo di persone. Sonia Peronacci, noi la ringraziamo del tempo che ci ha dedicato per il suo libro, La mia cucina, di Sonia Rizzoli. L'appuntamento per i nostri ascoltatori qui alla Festa del Pane a Savigliano in provincia di Cuneo. Domani a che ora sarà ospite a Savigliano? Va bene, domani grazie. Ci si vede. Domani appuntamento alla Festa del Pane. Buongiorno Sonia Peronacci. Grazie.